Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Siamo nuovamente su Dead by Daylight e come nostra consuetudine ci spariamo una bella partita come sopravvissuto. Allora, io sono arrivato a livello 20 in modo e maniera che almeno mi sono sbloccato un altro slot per le competenze. Ho inserito questa qua, sabotatore, sblocca l'abilità di sabotaggio senza una cassetta degli attrezzi, al 30% della normale velocità di sabotaggio. I test abilità innescati in questa situazione hanno un'area di successo ridotta del 20%, aumenta l'efficacia di sabotaggio della cassetta degli attrezzi del 50%, direi che non è male. Oh, cosa cazzo fa? Però abbiamo anche questa, ce la faremo. Competenze non comuni, praticamente... Leggendo così al volo, sopravvissuti, sappiamo, ottieni un aumento del 25% della velocità e guarigione fino al massimo del 100% per 30 secondi. Ok, se no, gli animali sembrano fidarsi di te, mantenendo spesso la calma in tua presenza, riduce la probabilità di allertare le creature del bosco. Ma io direi di lasciar così e di equipaggiarci una cassettina, vediamo un po'. Oh, cazzo, ce n'abbiamo solo una. Vabbè, la equipaggiamo. Accessori. Qualcuno ha dipinto velocemente su questo pezzo di... Sembrano essi istruzioni di riparazione. Aumenta moderatamente l'efficacia. No, ma sta robaccia qua secondo me. Quindi ci carica la cassetta. No, dai, lasciamo così ed entriamo in una lobby. Ragazzi, io ho fatto un po' di partitine così per raggiungere il livello 20. Però come anche nello scorso video, perché di solito faccio qualcosina per riscaldarmi prima di registrare, ho notato, e infatti ho risposto a un ragazzo che ha scritto sui commenti, che ci sono un po' di problemi a trovare le lobby. Ora, questa cosa qua l'ho riscontrata anch'io dall'ultimo aggiornamento. Quando riesco a trovarle, salta l'host. Non so se dipenda da un sovraccarico, troppa gente sui server, quindi poco spazio, magari c'è qualche problemino, però... Non so, dall'ultimo aggiornamento ci mette una marea a trovare le lobby. Ora non so se è un problema comune a tutti, che ci accomuna un po' tutti, oppure magari è una cosa così sporadica. Ora io ci gioco giustamente quando porto con la registrazione, ma ripeto, ora ok, però prima ci ho messo parecchio tempo a trovare una lobby, rispetto che, come vi ricordate appunto, a inizio uscita del gioco era una cosa veramente veloce, rapida. Comunque noi ci mettiamo in pronto, aspettiamo il prossimo sopravvissuto, perlomeno aspetto io il prossimo sopravvissuto, e ci becchiamo direttamente in partita, ragazzi. A dopo. Ok, negozio squallido, ragazzi. Vediamo di... Oh, bene, un generatore lì davanti. Non male, non male. Via, partiamo a schioppo. Il killer sarà toccato. Speriamo non il fantasma, ragazzi, perché... Me lo trovo sempre alle spalle lì, col fiato sul collo. Ah, che simpatico il... Sta per svolazzar via il piccione lì, Guarda, quelle ali, maledetto. Vai. In due siamo più veloci. Io provo, come avete detto, giustamente a guardarmi intorno, ma... Non so, non si sente niente per ora. Tanto meglio. Ecco. Ma io non so se devo imparare a star zitto. Ma probabilmente, Intanto sta inseguendo me. Vero? Cazzo, il fantasma! Ma non ci credo, mi sono portato proprio merda su tutti i fronti. Dove vai? Dove vuoi andare? Via. Maledetto schifoso, cazzo. Via. Cioè, allora, ho parlato e la tizia ha sbagliato. Per ora tutto a posto, è esploso tutto. Maledetto il cane. In secondo luogo abbiamo il fantasma, purtroppo. Cioè, ma che cazzo. Non parlo più. M'ha visto sicuro. Sì, m'ha visto. Veloce. Pallet, vai così.
Bravo Dani, vai così. Fuga. Vai Forest. Cazzo, ha beccato soziopat. Mi butto su sto generatore qua, ragazzi. Ne abbiamo fatto uno, è andato a terra. Ci pensiamo dopo, Così da merda subito. Ripara, ripara. Ora tanto il fantasma camperà lì sicuro, mezzo invisibile. Infatti, hai attivato la campana. Io spero che non venga di... Ok, ne hanno attivato un altro generatore, perfetto. Vai. Però mi sa che sta provando a liberarsi il tizio lì, la tizia, che cavolo. Non questa, ti prego. Non sbagliare, eh. E dai, però, cazzo, ma non me lo fa apposta sta qua. Ora arriva il fantasma, mi inchiappetta perché tanto insegue a me. Puttana ladra, cazzo. L'ho sbagliato io, va bene. Ci provo fino all'ultimo, raga. Via. Lì è morto. Vabbè. Andiamo di qua. Lo sento, è lì vicino, per forza. Esploso 200 volte col generatore. Ok. Sabotiamo il gancio, vai. Ecco. Sono proprio contento che magari è quella lì. Meno me la levo dalle balle, cavolo, seguiva me. Cazzo. No, comunque vado a salvarla se posso, eh. Ah, portata giù, cazzo. Giù è tosta, io ci provo, però no. Raga, non vi assicuro niente, secondo me. Ma pende a fianco. Vaffanculo. Vaffanculo 2, me ne vado. Qua, è qua. L'ha tirato all'esterno. Niente. Era qua. Ma anche... Come mai non mi ha ferito? Ah, ok, infatti. Cazzo. Facciamo così. Non si può fare niente, quella lì è andata. Siamo rimasti in due. Siamo rimasti in due molto male. Passare qualcuno di là, ok. Lì. Fa il giro di qua sicuro, guarda, ci scommetto. Ma io voglio riuscire a scappare, vaffanculo. Ce la devo fare, ragazzi. Eccellente. Vai. Rimasti. C'è un sopravvissuto lì. Mi unisco a lui, mi unisco.
Anzi, mi deve curare più che altro. Cazzo. Un attimo, vieni qua, vieni qua. Ti prego, ti prego. Grande, grandissimo, ok. Ce la possiamo fare. No, 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 no. Qua dietro. Anzi. Grande. Questo è andato come generatore, ok. Prendiamo un po' la tizia qui. Dobbiamo trovare gli ultimi due, sistemarli e squagliarci. Dai, dai che ce la facciamo. Ok, aspettiamo un attimo. Vacca boia, de. Siamo fottuti. Ma la grande proprio. A terra, ragazzi. Io provo un attimino qua. Appena vedo che la gancia, tanto dovrebbe esserci un gancio lì. Ci provo. Appesa, ok. Dovrebbe venire di qua. Ok ragazzi. Un attimino, vediamo se si muove. Ci è liberata, grande. No. Puttana ladra. Ma rimarrà lì a camperare sto qua? Sì. Vabbè, però sei stronzo così, dai. Ragazzi, io vado col generatore perché... rimane lì, non ci posso far niente. Che merda. Mi tocca trovare la botola, sicuro. Io non lo so. Sai che qua ci inchiappetta anche a noi. Fermi qua. Ha spaccato il generatore qua dietro. No, 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 no! Aiuto! Cazzo no! E dove vado qua? Ok, vai. Ce l'ho dietro sicuro. Esce. Niente, ragazzi. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Porca puttana, che culo. Non ci credo, non ci credo, ragazzi. Ma che culo ci ho avuto qua? Vittoria meritata questa, ragazzi. Vittoria meritata, ragazzi, qua like, qua like. Non li chiedo mai, però cazzo, qua like. Ok, abbiamo fatto 17.481 punti. Una fuga così, mai più. Mai più, impossibile. Morti tutti e noi abbiamo beccato la botola così a culo. Così. Ottimo, ragazzi, di spararmene un'altra. Livelliamo un po' il personaggio. Ma guarda, che culo, che culo.
Ragazzi, che culo. Cioè, una roba del genere una volta sola nella vita. Cioè, proprio... Ormai era lì. Oltretutto c'è stato anche il colpo di grazia mentre... stavamo entrando dentro. Nella botola. Allora, qua cosa abbiamo? La spugna cosa serve? Utilizzata per assorbire sangue in eccesso. Permette di accedere più facilmente alle ferite. Va abbinata col kit medico, ok. Non ci abbandona nessuno. Questa era interessante però. Non me lo dà. Qua non posso... Va bene. Questa è la spugna. No, niente, mi fa... Ok, livello 21. Livello 21, questo è per il killer. Giusto? No, sabotatore, livello 2. Questo invece... Pezzo nuovo, questo complesso parte meccanica sembra stranamente fuori posto. È pulito e luce, riduce le cariche del 50%, ripara istantaneamente un generatore utile, una zona secondaria. Non so, va bene, tanto... Dai, proviamo ad andare in giù di qua. No, ho sbagliato, sono un ebete, raga. Devo andare di qua. Vabbè. Ok, ok. Io mi ricerco una lobby. Porca puttana, sto ancora ripensando al culo che ho avuto prima nel darmi la gambe. Ma veramente, cazzo, però è anche giusto perché è andata a merda tutto. Mi sono mandato il killer. Quella che mi inseguiva continuava a fare i generatori con me. Continuava a sbagliare, cazzo. Ragazzi, mi sa che ci rimetterò un pochetto a ritrovare un'altra lobby. Peccato, non capisco perché questo problemino qua. Comunque, ci ribecchiamo come prima in gameplay. A dopo. Ok ragazzi, reparto squallido. Ho cambiato, appena ho trovato la lobby, il mio equipaggiamento. Ho messo il medikit. Lo preferisco. Cioè, preferisco, visto com'è andata l'ultima sessione che abbiamo giocato. Però posso sabotare il gancio nonostante che non abbiamo la cassetta. Quindi è buona questa cosa qua. Visto com'è andata l'ultima volta, magari un medikit non guasta. Abbiamo qualcuno nelle vicinanze? No, nessuno. No, il dottore? Che cazzo. Quel frizzino maledetto. Vai. Questo la voglio sabotare però, Sto cazzo saboto. Vaffanculo. Però. Proviamo ad andare avanti. Non lo sento, quindi. Adesso sono ridotti parecchio questi maledetti cosi, In teoria dovrebbero dar più punti, non lo so. Ok, questo è andato. Vaffanculo. Quindi. Dato quello, ci facciamo il generatore qua a fianco. Così almeno ha difficoltà a trovare un gancio. In caso dovesse beccarci. Penso molto positivo, ragazzi, Dai. Ragazzi, sto ancora ripensando alla fuga epica che ho fatto prima. Mai più nella vita. Cazzo, l'ha già preso. Male. Me l'ha agganciato. Ok. Tizio lì all'uncino. Facciamo qua e vediamo se riusciamo a dargli una mano. Vediamo un attimo. Dai. Che ci siamo. Ok, uno l'hanno già attivato di generatore. Ora attiviamo il nostro e siamo a due. Ne rimangono tre. Qua vicino. Ok. Andiamo a dare una mano. Secondo me non sta camperando,
Ok, non aiuta. Ah, e allora è lì. E allora è lì. Fatemi vedere da qua. Dai, striscia, striscia, nasconditi, vieni qua. Non becca le spalle come minimo. Ok. Ah, la ripresa. Io non ci potevo fare niente qua. Aspettiamo un attimo. Che vada via. Vai. Veloce, 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 veloce. Io ci ho provato, ragazzi. Ci ho provato con tutte le mie forze, ma è nata merda. Segue noi? Sì. No, non segue noi. Ok. Dove cazzo sto andando? Vabbè, qua non verrà davvero mai a vedere. Quindi mi metto qua un attimo e mi curo, ragazzi. Penso che quello sia morto. Infatti. No, perché mi sono distratto? Dammi un altro medikit, per favore. Sta sterminando tutti. Ok. Via. Ci sta sterminando. Raga, ci sta sterminando. Allora, io vado su. Dovrebbe esserci un generatore, se non mi sbaglio, eh. Ok. Qua siamo un po' isolati, non dovrebbe salire. Vai, vai. Ora. Sono io che sono... Allora, cosa positiva, tra virgolette, è una. È una. Che non può controllarli tutti e due. Però uno è morto. Cazzo. Mi sa che devo ritrovarmi la botola. Minimo, minimo. Io ci provo. Dai. Via, seguimi, seguimi. No, dove cazzo? È che in due ce la possiamo fare, dove vai? Me la squaglio. Che non mi ha visto. Via. Questo è attivato. Ho perso il tizio di vista. Volevo curarlo. Cazzo. Arrivati a sti punti mi butto di là. Sperando di beccarlo, ma... Comunque se a testa riusciamo a farci un generatore, siamo a cavallo.
so dove sia andato, cazzo, ci siamo persi, ma perché porca puttana dobbiamo andare dall'altro lato? Merda, avrà visto? Ok, non ha funzionato, pensavo che mi individuava dentro. Maremma maiala, meno male. Attimi di panico, ragazzi. Ok, rifacciamoci un generatore che avevamo qua. Ma gira qui, merda. Devo capire dove va. Ok. Vai, è entrato lì. Ma che cazzo, ma... Vai così, vai così. Dai, uno. Tienimelo lontano per un po'. Io non so se il tizio è stordito e non può far niente. Ecco, l'ha beccato. Porca troia. Raga, è arrivato a sti punti, penso alle mie chiappe. Non... Cazzo, è anche qua. Vai via, vai via. Niente, io cerco la botola, ragazzi. Sbaglio, è lassù. Dovrebbe essere lassù, perché una volta mi era capitato di... Dai, 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 dai. No, non è qua. Vacca l'altra. Dove sarà? Una volta mi era capitata qua la botola. Però ci sono due di qui. Non è questa, no. Ci sono due, mi pare, di quei maledetti cosi che si... Eccolo là, l'altro. Non è che non ho fatto il giro tondo. Eccola qua, ragazzi, fuga epica. Ragazzi, altra fuga epica. Due botole in due tesori per sopravvivere. Due fughe con la botola, ragazzi. Non abbiamo giocato malissimo. Ho cercato anche di salvare qualcuno, però dai, l'importante è che è andata, è andata. Ok, vediamo quanti punti abbiamo fatto. 'M'ha dato una cassetta, oggetto ottenuto. 17.000 più o meno come prima. Evidentemente la botola bene o male ti spara a questi punteggi qua. Ok, cosa abbiamo fatto anche? Abbiamo anche dato una mano. E lì c'è il codo della mano. Abbiamo levato uno dal gancio. Perfetto, perfetto. Ci livelliamo al volo l'omino e direi che ci possiamo salutare, ragazzi, con queste fughe abbastanza... Soprattutto la prima. La prima è stata veramente epica. Allora, io mi piglio questo. Lente di BSB di cristallo, accessorio molto raro. E questo qua, pezzo nuovo, aggiunto all'inventario, accessorio ultra raro. Andiamo avanti, andiamo avanti. Mangio tutto e continuo a portarmi sull'omino. Mi sa che basta, basta così. Sì, basta così, ragazzi. Ok, vediamo un attimino una spulciatina qua nell'equipaggiamento.
accessorio molto raro, però bisogna vedere con cosa va equipaggiato. Riduce le cariche, ripara istantaneamente, probabilmente lo si equipaggia con la cassetta, vediamo al volo, tanto per fare una prova. Sì, lo si equipaggia con la cassetta. Ripara istantaneamente un generatore usando un'azione secondaria. Se usato, consuma la cassetta degli attrezzi. Ah, ok, quindi questo ci dà una sorta di vantaggio nel riparare le cassette. Perfetto. Buona a sapersi per la prossima volta. Ok ragazzi, direi che ci possiamo fermare qua. Abbiamo fatto due belle sessioni di gioco. E come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!